Siamo al termine di questa campagna elettorale, un'esperienza umana unica, splendida, bellissima. Ho incontrato persone di tutte le età, donne, uomini, è stato un bagno di umanità. Sono un uomo della istituzione, lavoro per lo Stato, lavoro per la collettività. È la collettività che mi paga e io devo ripagare la collettività. Comprendo ovviamente, proprio per aver ascoltato tanto in questi giorni, che le difficoltà, i disagi sono tanti. Il voto, solo il voto ci rende liberi, solo la partecipazione ci permette di essere cittadini e non sudditi. Noi risponderemo alla vostra fiducia con il nostro impegno, un impegno teso a far sì che il ruolo di cittadino sia pieno. E per far questo una macchina comunale, perfetta. E poi l'impegno per l'ambiente, un impegno costante, continuo, quotidiano, con la rimozione di un pericolo che incombe sul nostro territorio, le ecoballe da bosco fangone. Una particolare attenzione a quello che è il sociale. Dobbiamo agire per una possibile riqualificazione di interi quartieri. Chi porterà avanti questo lavoro? Il sindaco? Da solo? Assolutamente no. Ci sarà bisogno di una squadra. Chi comporrà la squadra? Persone giovani, competenti, assolutamente, come abbiamo detto e ribadiamo, una discontinuità con il passato senza voler entrare nel merito del lavoro svolto dai precedenti assessori. Il curriculum di ogni singolo assessore sarà la caratteristica principale per cui esso sarà stato scelto. Oggi si aprono nuove prospettive che si basano sugli ambiti territoriali. Ecco perché quando è in gioco il bene dei cittadini, il bene comune, non esistono santuari inviolabili. Per questo analizzeremo criticamente tutti i contratti in essere, per quelle che è l'acqua, per quello che è la rete fognaria, per quello che è la raccolta e il sistema di raccolta dei rifiuti urbani. Come vedete, noi abbiamo le idee chiare. Domenica, aiutateci a migliorare la città in cui viviamo, la città che amiamo. Auguri a Margliano.